Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo con voi per il secondo dei video dedicati ai ragazzi di TPC. Dunque, continuiamo a parlare di questo, il PlayStation Move. E periferica appena uscita da parte di Sony, che va direttamente a concorrere con quelli che sono i sistemi di motion control proposti già in partenza da Nintendo, che ha fatto un po' da apripista, e in futuro a novembre anche da Microsoft con il suo Kinect. Benissimo, partiamo subito con le mie impressioni. Dunque, per quanto riguarda l'installazione, dobbiamo dire che tutto davvero semplicissimo, a prova di noob, perché naturalmente, come vuole la tradizione Sony, è tutto plug and play. Basta collegarlo e il Move viene subito riconosciuto dalla console, naturalmente tramite cavetto. E poi, una volta riconosciuto, è possibile staccare e utilizzarlo naturalmente wireless. Piccole notazioni per quanto riguarda l'hardware. Ho guardato molto bene questa periferica e ho potuto notare che, uno, non è possibile cambiare le batterie, quindi abbiamo un sistema di batterie integrato come quello analogo a quello dei DualShock attuali. E poi una cosa particolare è la posizione dei pulsanti. Quando tutti quelli principali della plancia sono molto facilmente raggiungibili, ecco che abbiamo Select e Start posti ai lati, che potrebbero creare qualche problema, soprattutto nelle sezioni più concitate di gioco. Comunque sia, devo dire che la costruzione è solida, non presenta scricchiolii, e naturalmente, a parte un po' la forma un po' particolare che potrebbe dar qualche problema, soprattutto per il fatto che non è possibile concepire un guscio protettivo per questo tipo di controller, quindi comunque nel caso dovesse cadere o sfuggirvi di mano sarebbe comunque un problema, perché potrebbe rompersi. In questo caso io infatti raccomando sempre di usare il laccetto. Nintendo ha fatto scuola. Benissimo, ho avuto modo di provare il disco demo incluso all'interno della confezione, lo starter pack, e quindi i vari demo, i vari giochi insomma che verranno o che sono comunque in lavorazione o che addirittura sono già nei negozi ad un prezzo che oscilla dai 30 ai 40 euro già adesso. Ho provato approfonditamente, come dicevo, i giochi e sono risultati abbastanza divertenti, infatti tutti piuttosto originali, tranne vabbè quello riferito agli sport, Sports Champions, che qualcuno potrebbe dire mutuato un po' da Wii Sport, però vi posso assicurare che non ha niente a che spartire, in quanto sia i giochi sono diversi, a parte solamente il tiro con l'arco, che comunque è come concezione completamente diverso rispetto a quello di Wii Sport. E poi anche come funzionamento della periferica siamo ad un altro livello, infatti rispetto al Wiimote questo Move riesce veramente a garantire una gestione uno a uno dei movimenti. Infatti, come potete vedere in questi filmati, ho utilizzato il controller proprio per farvi vedere quanto fosse preciso e quanto la grafica di gioco si accompagnasse perfettamente ai miei movimenti. Tralasciando una comparazione della grafica che potrebbe risultare superflua, come potete vedere, i movimenti del mio Move vengono riconosciuti perfettamente dal sistema e permettendomi di avere all'interno del gioco un prolungamento del mio stesso arto. Orientando infatti il Move in diverse direzioni, ma anche e soprattutto portandolo facendolo spostare lungo l'asse Z, quindi attraverso la profondità, ecco come possiamo vedere che il Move funziona veramente bene, in quanto riesce a gestire qualsiasi tipo di situazione, qualsiasi tipo di inclinazione. Questo disco demo in realtà è davvero ben fatto, perché pur essendo comunque un demo e non ci sarebbe dispiaciuto avere un gioco almeno completo all'interno della confezione, però dobbiamo dire che i giochi qui rappresentati possono far capire perfettamente quello che ci possiamo aspettare in futuro dal Move. Naturalmente si parla di giochi casual, per i giochi hardcore dobbiamo ancora aspettare, ma credo che arriveranno a breve. E all'interno di questa confezione sono presenti sia i giochi di sport, quelli che nella versione americana sono già inclusi, quindi Sport Champions, sia Start the Party, che è quello sui minigiochi che vi ho fatto vedere poc'anzi, poi dei giochi di quiz come TV Superstar, un gioco sparatutto che si chiama The Shoot, una versione nuova di Echochrome
è una nuova versione di iPad adattata al Move, che devo dire che funziona davvero bene. Bene, detto questo, possiamo tornare brevemente a parlare del controller. È possibile infatti utilizzarlo subito dall'accensione della console. Infatti, grazie alla pressione del pulsante T, il grilletto, ci dà la possibilità di navigare all'interno della dashboard della PlayStation come se stessimo usando un normalissimo DualShock. Certo, c'è da dire che questo controller rispetto al DualShock è veramente molto sensibile, quindi potrebbe dare qualche problema di precisione all'interno della dashboard, se volete farvi del male a utilizzare questo. Però comunque ho notato che con un po' di pratica si riescono ad avere buoni risultati, anche navigando tra i menu o utilizzando le funzioni di dashboard in-game all'interno dei giochi stessi Move. Passiamo a un discorso abbastanza spinoso che tutti voi di sicuro vi siete almeno posti come problema. Il navigation controller, cioè l'equivalente del Nunchuck della Nintendo, però applicato al Move. Il navigation controller, bisogna dire che per adesso viene sfruttato in pochissimi giochi, o anzi addirittura vi dico che attualmente giochi che lo sfruttano non ne esistono. Comunque sia, la Sony ha avuto la pensata di poter utilizzare un DualShock per fare le veci del navigation controller, quindi comunque sarebbe un acquisto non obbligato. Il DualShock viene impugnato con una sola mano nel caso dell'utilizzo simultaneo, quindi utilizzando la levetta analogica per spostarsi magari in un gioco o uno sparatutto in prima persona, e il Move contemporaneamente per puntare e sparare. In realtà usare un DualShock con una sola mano potrebbe all'inizio sembrare un po' scomodo, ma ci si fa subito l'abitudine, in quanto il grip sul joypad è piuttosto confortevole, quindi riusciamo a tenerlo stretto e contemporaneamente a muovere i pulsanti e premere a muovere le levette, scusate, e premere i pulsanti. Questa combinazione potrebbe veramente far la differenza per quanto riguarda il parco titoli della Sony. Ci sono infatti tanti tipi di genere di gioco che hanno tratto grande giovamento da questo genere di controllo, tant'è che su Nintendo abbiamo visto la grande rinascita per esempio dei platform, vedi Super Mario Galaxy, o degli sparatutto in prima persona, che chiunque abbia giocato un FPS su Wii sappia quanto renda bene grazie a questo o questo, insomma l'equivalente, e al suo navigation controller o Nunchuck che dir si voglia. Infatti la precisione e l'immedesimazione sono inarrivabili grazie a questo tipo di metodo di controllo. Bene, ora la domanda è: vale o no la pena acquistare adesso il PlayStation Move? Beh, diciamo che in realtà non sarebbe un po' un acquisto prematuro, in quanto di giochi veramente belli e validi attualmente non ce ne sono, perché dobbiamo dire che la lineup attuale di lancio è piuttosto scarsuccia. Ecco che però in un futuro in cui potremo già avere le prime patch per i giochi esistenti o l'uscita di giochi da AAA, ecco che acquistare uno di questi sarebbe veramente un'ottima mossa. Detto questo, vi saluto, spero che il mio video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima!